Olio sì, ma in pastello. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi proviamo un nuovo materiale per la pittura e il disegno. Sì, infatti oggi proviamo i pastelli ad olio della Pentel. Gli oil pastels della Pentel Arts. Sono dei pastelli ad olio che sono un ottimo strumento sia per il disegno, quindi da usare su carta, che per usarlo sulle tele, quindi per la pittura. Un compendio veramente importante per molti pittori. Quindi spostiamoci sul piano del lavoro e vediamo come funzionano questi oil pastels. Pastelli ad olio che possono scrivere, colorare, dipingere su tela come su carta. Oggi vi faccio vedere i colori su carta, ovviamente, però naturalmente sappiate che anche su tela hanno il loro perché, e se le vorrete vedere all'opera su tela magari faremo anche qualche lavoro con loro direttamente sulla tela. Intanto vediamo le colorazioni, la pastosità, conosciamo la texture, quindi poi li vedremo all'opera in un secondo video. Userò la carta Fabiano Ingr, che è una carta stupenda, blocco bellissimo per chi voglia avere un prodotto che sia facilmente, che sia un multitasking, nel senso che è ottimo per il disegno a matita, il disegno a pastello, il disegno con le matite colorate, tutto quello che è supporto di disegno su una grammatura di 90 grammi, quindi non è una carta acquerellabile ovviamente, va benissimo su questo. È un blocco ad anelli, quindi lo sto scegliendo per le prove proprio perché ha una buona carta, ma nello stesso tempo poi posso strappare il foglio e il blocco mi rimane sempre nuovo e intonso. Ha sia la possibilità di essere strappato dagli anelli che anche la zigrinatura per staccare il foglio in maniera dritta. Bene, vediamo allora questi due prodotti come si comportano. Facciamo questa doppia recensione. La carta ve l'ho fatta già vedere nel video delle carte, vi metto qui dove c'è la i col pallino il video dove vi spiego la differenza tra le carte. La carta è una carta vergata, vedete proprio la linea, è bellissima, potrebbe essere usata anche come carta da lettere, una carta molto elegante, di un bianco sporco, quindi non è un ultra white ma è un bianco sporco, e ha una bellissima texture, quasi vellutata. E adesso apriamo i colori, li apro proprio insieme a voi. Allora, la confezione si presenta così, quindi ha il suo tappino in plastica, ottimo, perché sono pastelli ad olio, quindi è bene che siano protetti, e poi la confezione slide, questa qua, questa confezione scorrevole classica dei colori. Tolgo tutte le protezioni e davanti a me si apre un plateau di colori veramente ampio. Sono 50 bellissime tonalità. Che belli i colori quando sono così nella confezione, vero? E adesso noi queste 50 bellissime tonalità le andiamo a provare tutte una per una. Allora, ci sono anche due bianchi, perché nei pastelli ad olio il bianco è molto importante per le lumeggiature. Ora, qui non si vedrà nulla, si vedrà poco, credo. Fanno un ottimo profumo di colore ad olio, ma non così forte. Vedete, invece si riesce a vedere, questa è una gran cosa. Quindi questo è il numero 29, ve li vado scrivendo anche. Poi andiamo con il giallo Napoli, guardate che belli. Io ho scelto un foglio quasi liscio per farvi vedere che questi colori attecchiscono bene anche sulle superfici lisce. Il numero 31, naturalmente sulla tela il grip sarà ancora più forte e più resistente. Allora,
Allora, ecco la gamma colori, brillantissima, coprentissima, compattissima, più che coprentissima. Ci sono colori che sono veramente, veramente coprenti, come per esempio questo blu, quest'altro, il nero, il grigio scuro, ci sono veramente colori, alcuni gialli, alcuni rossi, ci sono colori coprentissimi e colori che lasciano intravedere il fondo, quindi colori più matte e colori più vibranti. Mi piacciono questi colori? Sì, hanno una buona durezza, quindi non si sfaldano totalmente quando li passate. Questo è molto importante, non tanto sulla carta quanto sulla tela, perché ci sono dei colori che proprio si liquefanno quasi quando si passano sulla tela e quindi non riescono a dare un giusto segno perché si sfaldano al passaggio. Questi invece tengono il passaggio del colore. Mi piace anche il fatto di averli testati, lo sapete, quando io faccio le recensioni metto alla prova i colori nel peggiore dei modi. Il peggiore dei modi per provare dei pastelli ad olio è provarli su una carta liscia, perché ovviamente non avendo grip scivolano via, è sempre olio. Invece questi non scivolano, sono rimasti attaccati, rilasciano su carta liscia ovviamente dei residui che non vengono, dei residui di colore, del colore in più che non viene assorbito dalla granulosità della carta e rimane in superficie. Ma proprio per il fatto di non essere eccessivamente molli, eccessivamente morbidi, possono essere facilmente rimossi con un delicato gesto della mano, senza combinare guai enormi, quindi con un controllato gesto. E quindi si spostano, guardate, si spostano leggermente e poi si soffiano via i residui. Lo faccio anche col blu e vedete che le strisciate, a meno che non ci passate con tutta la veemenza che avete in corpo, non rimangono. Mi piacciono? Sì, do un bel 8,5 a questi colori, perché innanzitutto perché nascono, perché sono prodotti da disegno ma che vanno benissimo per la pittura, hanno una buonissima resa, sono molto vibranti, molto compatti, e la compattezza è molto importante nei pastelli ad olio, perché il pastello ad olio molto spesso viene usato nella tecnica mista, viene apposto come lumeggiatura al disegno o viene messo come colpo di definizione su un quadro ad olio, quindi deve avere la stessa pastosità, la stessa corposità della materia che va a supportare, cioè il tubetto ad olio, e questo lo ha. Ha un film abbastanza sottile che può comunque essere incrementato con l'aggiunta di materia. I colori sono tanti, sono belli accesi, sono vividi, quindi mi piacciono molto. Un bel prodotto da un'azienda che non mi aspettavo facesse prodotti anche per belle arti intese nel senso pittorico del termine. Scusate, qui ho sbagliato, ora per le foto ve lo ricorreggo, ma con una sequela così enorme di numeri ho preso il colore errato e ho messo il numero errato, ora ve lo correggo. Vi lascio la foto e proveremo però questo prodotto, ve lo dico subito, se voglio agire su carta mi conviene provarlo su un blocco tipo texture tela. Ripeto, performano benissimo anche su questo, quindi andranno bene anche su una qualunque carta ruvida, ma se li vogliamo fare cantare dobbiamo creare un grip che sia abbastanza tenace, e un blocco come il blocco tela della Fabriano è perfetto perché riproduce la texture della tela. Quindi nel momento, vi faccio vedere, in cui lo faccio qua così non sacrifico un altro foglio, nel momento in cui io passo il mio pastello ad olio, lui chiama a sé tutto il prodotto, non fa sfrangiature di prodotto, o se le fa posso rispalmarle sopra e le prende, ecco qua, e dà un effetto magnifico, ancora più pieno, perché lo strato di pittura che viene preso da un foglio ruvido è sicuramente maggiore di quella che viene presa in un foglio liscio. Ripeto, io ho provato sul foglio liscio perché se già suonano così, suonano su tutte le carte. Quindi complimenti alla Pentel per questo prodotto inaspettato che vi regalo alla fine del video. Alla fine del video vi regalo sia lui che anche un blocco di questi Ingr, che è bellissimo, vedrete, vi troverete benissimo. Quindi vi lascio le foto e poi ci vediamo per il giveaway.
siete belli, che bei colori vividi, e vi dico che io sono stata veramente una carogna a provarli su un foglio così liscio. Hanno avuto un grip eccellente, non hanno sporcato per nulla, sono veramente degli ottimi pastelli. E vi dirò di più, da un'azienda come la Pentel, che di solito è specializzata su prodotti più grafici e meno artistici, io non mi aspettavo una qualità di questo tipo. Sono rimasta molto 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 soddisfatta della loro resa dal punto di vista artistico proprio, perché come prodotto grafico sono veramente il top, ma anche come prodotto artistico sono ottimi pastelli ad olio. Non si frantumano tra le mani, non si squagliano tra le mani, reggono il passaggio, sono veramente belli. Quindi se li consiglio, sì, li consiglio, indipendentemente dal fatto che questi me li abbiano mandati loro. Per voi in palio una confezione di oil pastels o una confezione o un blocco Ingre. E allora lasciate uno o quanti commenti volete qua sotto, iscrivetevi a tutti e tre i miei canali e dopodiché incrociate le dita. I link dei canali li trovate qua sotto, come qua sotto trovate anche il regolamento. Ragazzi, lo so che il regolamento sembra il foglietto illustrativo di un medicinale, ma non l'ho redatto io, è un regolamento che si deve usare su YouTube per non essere bannati, uccisi, eliminati. Quindi scusate la freddezza del regolamento, ma è così, va così, non ci possiamo fare nulla. Adesso in bocca al lupo a tutti, la scadenza del giveaway la vedete qui in sovraimpressione, quindi lasciate tanti commenti, lasciatemi tanti pollici in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e noi ci vediamo presto, sempre qui da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!